È l'ultimo weekend di maggio e i bellissimi saliscendi del circuito del Mugello fanno da sfondo alle sfide tra i protagonisti della Clio Cup Italia che giunge al terzo appuntamento stagionale. Le gare della domenica si preannunciano decisamente combattute perché fin dalle prove libere i piloti si strappano di mano il giro più veloce. Marchetti, Rinaldi e Nogues si alternano nel far segnare il miglior tempo, mentre Zanini e Federico Gioia sono staccati di poco. Il vero protagonista delle prove ufficiali invece è il caldo, che porta tutti i piloti a girare su tempi più alti, ma al termine delle qualifiche Nogues ha staccato il miglior tempo e per la terza volta consecutiva parte davanti a tutti. Accanto a lui prende il via Rinaldi, in testa fino a 5 minuti dalla fine, mentre al terzo posto si piazza Federico Gioia, con Marchetti a completare la seconda fila. Lo spegnersi del semaforo rosso vede Nogues mantenere la testa della corsa, seguito da Rinaldi, mentre Gioia scivola quarto, superato da Marchetti e tallonato da Zanini, e Pagani si difende dagli attacchi di Ciato, balzato in avanti di 2 posizioni rispetto a quella di partenza. Due tornate per studiare l'avversario e Zanini passa Gioia relegandolo al quinto posto, mentre Rinaldi attende il momento opportuno per sferrare l'attacco decisivo al leader. Quinto giro vede Pagani uscire di scena e Rinaldi trovare il varco giusto per strappare a Nogues la testa della corsa. A partire dalla tornata successiva, quando Ciato conquista la sesta posizione, davanti non cambia più nulla e ad animare la corsa per un paio di giri sono soltanto le scaramucce per il settimo ed ottavo posto, che vedono alternarsi Dickinson, Hunt, Liposcak e Gironacci. Federico Gioia quinto e Zanini ai piedi del podio, dopo 12 giri si conclude la corsa che vede Rinaldi aggiudicarsi la vittoria e Nogues conquistare la piazza d'onore, dopo essersi difeso strenuamente dagli attacchi di Marchetti, che deve invece accontentarsi del terzo posto. Bene, bene, pensavo di avere un po' di problemi con la macchina, però poi alla fine è andata bene, ha funzionato, sul passo di gara siamo stati molto veloci. La griglia di partenza di gara 2 inverte le prime 8 posizioni e piazza Gironacci in pole position, accanto a Liposcak, Ciato e Federico Gioia in seconda fila e Zanini e Marchetti in terza, davanti a Nogues e Rinaldi. Al via, Gironacci conserva la testa della corsa, con alle spalle Liposcak e Ciato, mentre dietro, agguerritissimi, si affiancano Marchetti, Zanini, Gioia e Nogues, con Rinaldi leggermente attardato alle loro spalle. Federico Gioia non conclude nemmeno il primo giro, mentre Nogues, lanciato all'attacco di Liposcak, transita sul primo traguardo già al terzo posto, davanti a Ciato, Marchetti e Rinaldi. Questione di una tornata e il pilota croato è costretto a cedere il passo allo spagnolo, mentre in quella successiva è Ciato a superarlo e a soffiargli il terzo posto. Marchetti tuttavia non ha intenzione di stare a guardare e nel giro successivo porta a segno il suo attacco e conquista la terza posizione, mentre il croato scivola settimo, passato anche da Rinaldi e Zanini. La quinta tornata vede Gironacci cedere all'estenuante assedio di Nogues, che lo supera e conquista la testa della corsa. Dopodiché la situazione rimane stabile fino al nono giro, quando lo stesso Gironacci, dopo l'eroica resistenza nei confronti di Nogues, è costretto ad arrendersi anche a Marchetti e a cedergli il secondo posto. Quando sembra che tutto ormai sia deciso, c'è ancora spazio per un colpo di scena. Un contatto multiplo tra Ciato, Zanini e Rinaldi permette a Niccoli di balzare in avanti di 5 posizioni e grazie alla penalità inflitta a Dickinson di concludere la gara al quarto posto. L'ingresso della safety car congela le posizioni conquistate fino a quel momento e così Gironacci può salire per la prima volta sul podio del monomarca transalpino festeggiando il terzo posto, mentre Marchetti si aggiudica la piazza d'onore e Nogues consolida la sua leadership nel campionato con la quarta vittoria stagionale. Dopo 6 gare disputate, il trofeo è sempre più un duello tra Nogues e Marchetti, con il primo saldamente in testa a 168 punti e il secondo che insegue con 142. Decisamente più staccati gli altri avversari, con Rinaldi a quota 86, Pipolo a 58 e Niccoli a 42. Sicuramente da non perdere il prossimo appuntamento austriaco col Red Bull Ring di Zeltweg, che saprà regalare nuove emozioni e nuovi sviluppi di questo bellissimo campionato. Arrivederci dunque all'11 e 12 giugno.